Buongiorno cucciolini, e anche questo primo giorno di scuola è arrivato. Oggi, 11 settembre, scrivetemi nei commenti chi, come noi, inizierà la scuola questa mattina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a svegliare Vanessa e Anastasia e vediamo come affronteranno questo primo giorno di scuola. Buongiorno, sei sveglia? Ci stai provando, amore? Primo giorno tu sei sempre la prima, poi dal secondo in poi no. Sveglia, amore, a scuola? Ani? Buongiorno! Ciao, amore mio. Ani, primo giorno di scuola? Suona la campanella, drin, drin, drin. Dai, su, che sono già le 7 passate, dai. Non faremo mica tardi il primo giorno di scuola. Anastasia? Cucciolina della mamma, non vuoi alzarti? Non vuoi andare a scuola? Eh? Sì? Ti aiuta la mamma a prepararti? Mi stanco, piccolina mia. Ani, andiamo a vedere se è arrivata la fatina che ieri ti è caduto il dentino. È dentro la scatoletta. Non hai messo qui il dentino? Vediamo. Li ha portati! Quanti? Attenta a non perdere il dentino, vedi che c'è il dentino qua dentro. Rimettilo qua. Oh, quanti soldini ci sono! Sei contenta? Eh? È stata brava la fatina. Oh, che bell'inizio dell'anno scolastico con i soldini. Fa vedere quanti sono. Mamma mia, quanti soldini questa fatina. Ma quasi quasi perdo anche un dentino, va. Buongiorno amore, anche a te. Siete pronte? Eh? A mettere il grembiule. Mamma mia, mi viene la pelle. Sì, certo. Sì, ma non è che è cambiato molto, non è che è diventato super morbido. Il grembiule è il Ti grembiule. regalo questa. No, amore, io non li voglio. Io voglio. Il mio regalo è. No, amore, che carina che sei. Tienili tu, sono tuoi i dentini. Sono tutti tuoi, va bene? Adesso. Guardi, neanche lo vedi. Sì, è piccolissimo questo dentino. Però la fatina sa tutto, eh. Guardate. Cucciolini come piccolo, mettilo sulla mia mano. Era minuscolo, ma era proprio minuscolo. Secondo te si era sgretolato, ne avevi già perso un qualche pezzo, Sì, vero? Perché in macchina adesso ho letto ma l'unghia. Non ce l'ho. ah, l'avevi vista in macchina quando andavamo a Gardaland. Un pezzetto Ma piccolino. va, Sembrava un'unghia, in invece effetti, no. invece no, era il tuo dente. Adesso andiamo a lavarci. Brava, li mettiamo qua il dentino. Olè. E anche i soldini li mettiamo lì e poi li ritiriamo quando torniamo oggi a casa? Da scuola? Dai, mettili qua. Vane, tu ti sei già lavata? Anche i denti? Hai fame? Mangiamo qualcosina poco poco? Dai. C'è una crepe, volete che ve la faccio la divide? No. Anche tu? Allora dobbiamo andare a preparare lo zaino, dimmi amore. Cioè la merenda. Quando sei alla scuola me li metti dentro. Facciamo per tacciolino Sì, va bene. Dai, facciamo veloce a che Vanessa vuole andare. Vane, guarda che fa caldo. Mettiti un paio di calzettini corti. Guarda che oggi ci saranno 29 gradi. Vane, perché devi soffrire? Fregatene. Ma non so, ma questo è leggero. Ma sono lunghe. Devi stare con la calza e le scarpe. Va bene, andiamo. Pronte? No. Ma dai, che belline che siete, brave con la coda, così non patirete molto il caldo. Dai, su che andiamo a fare gli zaini, le merende. Anastasia, non ti sporcare la maglietta, stai con la bocca sul lavandino, dai. Brava. Allora, amore, che merendina vuoi? I Ritz, il panino col prosciutto, la crostatina, cosa vuoi? Vuoi il panino col prosciutto? Brava, amore mio. E da bere l'estate o l'acqua? È stata gelueta. Guarda che l'estate poi diventa caldo, Vabbè. eh. Ma come vabbè? Ok. Cosa prendi per merenda? I fonzi e i baci. E due baci. l'estate? Prendine due allora, ok? Due bacetti anche tu, dai. Prendili anche per lavare. Ah, Ani, prendili tu. Uno solo, infatti. Ok. Prendi anche l'acqua, Vane, che è importantissima, Pronte, cucciole? Sì. Aspetta, Anastasia, ti mancano le scarpe. Le scarpe? Lei non fa palestra.
Portale, portale, le appendiamo, sono dietro di te. Dai, siete pronte? Sì. Siete emozionate? È prestissimo. Allora, cucciolini, segnate questo orario, 8:20 di lunedì 11 settembre, perché da domani inizieranno i ritardi. Ragazzi, buonasera scolastica. Siamo davanti alla scuola e come immaginavo non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Perché oggi è prestissimo, sono le 8:05 minuti. Ci sono le maestre? No, è arrivata solo un'ora. Ah sì? Ah sì, è vero. Magari qualcuno è già dentro oppure stanno per arrivare. Allora, la contentezza da 1 a 10? 10. Ani, quanto sei contenta da 1 a 10? 10. Ok, questa domanda ve la rifarò domani e dopodomani e così via per i prossimi 9 mesi, va bene? Allora, cucciolini, avete sentito la votazione di Vanessa e Anastasia? 10 al primo giorno di scuola. Scrivetemi nei commenti se secondo voi da domani in poi il voto sarà ancora 10 e scrivetemi anche voi quanto siete felici di ricominciare la scuola. Lo so che non tutti di voi inizieranno oggi, c'è chi inizierà domani, chi il 13, il 14. Scrivetemi anche la data del vostro inizio. Adesso andiamo giù perché Anastasia vuole andare giù, prendere un po' d'arietta fresca. No, magari vedo le maestre passare. E le saluti. E ci vediamo all'uscita di scuola, va bene? Sì. Buona scuola, bimbe mie. Grazie. Fate le brave, state sempre attente quando mangiate e quando bevete. Mi raccomando. Lo so, Ani. Lo so. Sono la quinta. Ma niente, non c'è età. Bisogna sempre fare attenzione, ok? Sì. Ciao, ciao. Buongiorno ragazzi, è ora di andare a prendere le bimbe a scuola. Vediamo come è andato il primo giorno di scuola e soprattutto come hanno potuto sopportare questo torrido caldo. Bentornata a casa, amore. Come è andata oggi? Bene. Bene, ha fatto tanto 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 caldo. Lo sai che io ero molto in pena per te, Vanessina, perché oggi faceva veramente caldo, amore. Hai sofferto tanto il caldo, dimmi la verità. No? Si stava bene quindi in classe? Sì. Vi hanno fatto togliere il grembiule? L'avete addirittura lasciato a scuola voi il grembiule, vero? Allora, che cosa bisogna portare domani? A scuola? Allora, un po' di padelli a quadretti, non ricordo quanti ora. Poi ci doveva essere una copertina arancione. Arancione? Non ce l'abbiamo la copertina arancione. Domani vado a comprarla. Adesso vado a vedere però nell'elenco delle copertine se c'è quell'arancione, perché dovrei avere ancora il foglietto. Ok, ma tutti i libri? Tutti i libri, Dio mio, domani sarà... Come farai a portarla? Guarda che sono tanti. Vabbè. Allora, tutti i libri, va bene. E a scuola hai mangiato? Ti vedo un po' stanca, ma ti ha morso una zanzara qua sopra, Anastasia. Cominciamo a gonfiarci? Cioè, qui ragazzi ci sono 40 gradi. Madonna, qua sopra, adesso ti faccio una foto, sei tutta gonfia. È pronto da mangiare? Quasi, amore, quasi. Ho fatto le polpettine nel sugo, però mi mancavano le uova, sono andata a prenderle e le ho messe. Adesso tra un po' mangiamo, va bene? Hai fame? Se vuoi mangiare qualcos'altro, nel frattempo puoi anche chiedermelo, eh. Cosa? Pastina. Ma dopo il caraffè? Ma no, basta. Beh, Vanessa, tu non mi hai ancora raccontato niente di scuola di oggi. Buona, amore. Anche la verdura? Brava, amore. Allora, chi mangia tutta la verdura stasera avrà una sorpresa. Quindi dopo cena voi andate a farvi la doccia, io vi preparo questa sorpresina e poi mettiamo nello zaino quello che vi hanno chiesto le maestre per domani. D'accordo? Ok. Ma poi adesso la sorpresina ce la puoi vedere? Sì, sì. Oggi? Sì, sì. Sarà una super sorpresa. E mi è sembrato di aver visto un gatto. Ma era proprio un gatto. Allora, tu pensi di aver indovinato? Perché mi hai chiesto il regalo con quale iniziale iniziasse, appunto. E io gli ho detto la W. E lei dice che sono i waffle. È un cibo. Secondo te? Appunto. È un cibo. Anastasia, è una sorpresa. Quindi non posso dirti che cos'è. È un cane. Quando avrete finito di mangiare. E poi ricordati che soltanto chi finisce la verdura, cosa che tu non hai ancora finito, potrà usufruire. Cosa stavi ballando? Fammi vedere che ballo stavi facendo. Andate a cadere la lavastoviglie. Guardate, mi sono scherzata. È un ballo nuovo. No, sto scherzando, è quello. Vediamo, Ani. Guardate, Ani, vieni qua. Sei ferma. Così. Oh, no, 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 no. Non riesce.
riesce a prendere. No, 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 si spacca la schiena. Pesa 12 kg bagnati. No, ma non deve farlo. Ho capito che lo fa, ma gli viene l'ernia. No, no, basta, stop. Guarda, guarda. Guarda che tu cadi, io lo so. Ma come fa? Pesa 12 kg. Oh, brave, così vi voglio. Amorevoli tra di voi. Anastasia, guardami, finisci la verdura. Guardami, finisci il tuo dito. Allora, Vanessa, dai, fallo, dai, fallo uscire. Dai, no, fallo uscire. Cos'è sta? No, sbagliata. Anastasia, Vanessa ha finito tutto. Tu invece stai facendo l'oca ed è ancora tutto nel piatto. Quindi, Vanessa, complimenti, tu riceverai il premio. E Anastasia ti guarderà. Sembra ubriaca stasera. Ma che è successo oggi a scuola? È già tornato il primo giorno ubriaca come al suo solito. Non era più così prima, eh? Dai, amore, mangiala. Fidati che ne varrà la pena. Ne varrà la... Bravissima! Bravissima! Guarda che Vanessa ha mangiato tutto. No, così non si mangia, eh? Guarda. Lo so. Schifo. Anche quella mela. No, è tua quella. Ah. Tu non l'hai portata la mela. Ma cos'è sta cosa? Che cosa? Va bene, allora dai Ani, finisci tutto perché poi faccio vedere i nostri cucciolini se hai finito. No, guarda che è un waffle. No. È un waffle. E tu cosa avevi capito? I wafer? Sì. No, i waffle. Le bimbe hanno indovinato e sono i waffle. Quindi adesso mi tocca farglieli perché hanno mangiato tutto. Ma non ho più voglia, però io li devo fare perché io l'ho promesso. Quindi mangiami i waffle e poi facciamoci raccontare da Vanessa un po' come è andata a scuola perché non l'ho ancora capito. I waffle che ha fatto mammina? Adesso vi dovete dare una mossa, fare lo zaino e andare a dormire. Ma non siete stanche che stamattina siete andate a scuola? Ma come no? Anastasia, prendila con le manine e mangialo. Dai. Fatti io, ma che brava. Però l'impasto è veramente burroso. L'impasto è burroso e quindi non lo farò mai più. Avete finito di mangiare il waffle, adesso facciamo immediatamente lo zaino perché si va a dormire. La maestra Laura ha scritto di portare i quaderni sia di testi che di grammatica. Vai. Ok. Più guarda il diario perché tu hai anche già l'orario provvisorio, giusto? Io, 6 quaderni, tutti i libri. Okay, allora guarda, vieni e con me. E dobbiamo portare anche la risma. Sì, la risma. Sì, dai tu la risma. E chi la do la risma? La metti qua, poi domani mattina se c'è una maestra, quella dai. E la maestra domani mattina si porta le risme di tutti quelli che portano la risma? Guarda che a me stamattina la maestra Elisa l'ha detto che in settimana portavamo tutto, non in un giorno solo, Ma per cosa ti serve la risma? Fammi capire. A cosa serve la risma domani? Se tutti portate la risma avete 8000 fogli, cosa serve? La porti dopo domani. Dai, vieni a prendere i libri. No, tu. Ho detto. Io non so dove sono. Te lo faccio vedere, tesoro. Vieni, così per i prossimi giorni, fino a giugno, saprai dove sono. Dai. Arrivo. Muoviti. Sono oggi a scuola. Compagni nuovi? Beh. Come sono? Sto parlando con te. Come sono? Così. Così? Sei senza parole? Non puoi esprimerti? No, quindi abbiamo già capito come sono. Beh, hai detto che uno però è molto carino e dolce, no? Dolce, va. Dolce, carino nel senso che dolce, non che bello, eh. Ascoltami, è andato tutto bene comunque oggi a scuola? Non ho parlato con te ancora. Ah, è vero. È andato tutto bene? Yes. Hai avuto caldo? No. Meno male, quindi l'unica preoccupata che avevate caldo ero io. Boh, meglio così, sono contenta. No. Ma stai cercando da 8 ore? Uno sticker. No. Ci sono. C'è. Sì, ci sono. Controlla benino con quelle manine da fatina. Perché quello lì non va bene? No. La smetti di sculacciarmi tu? Guarda che qua l'unica che deve essere sculacciata sei tu. Togli immediatamente il cellulare. No. Ti ho detto. No, non trovo i libri. Sono dove c'è Vanessa. No. Ok. Allora, Ani, i tuoi libri e i tuoi quaderni? Sono tutti qua. Questi sono della Vane, quelli sotto sono i tuoi. Ma non puoi portare tutto, ma sei matta? Allora, volevo capire questa cartelletta.
questa copertina arancione. Allora, arancione qua non c'è. C'è blu, verde, rosso, rosa, azzurro, giallo, bianco, trasparente. Ah, è scritto grosso come una capanna. E arancione. Ma sai che non l'avevo letto? Cioè, l'avevo letto ma non ci avevo fatto caso. Ho messo questa scrittura. Sì, è vero, ho ragione. Domani mattina te la vado a prendere. Dai che ti do una mano, va? Finito di fare lo zaino, Vane? Sì. Pesantissimo anche il tuo? Non riesco a mettere quell'astuccio dentro. Mettilo in un'altra tasca. Ci sono un sacco di tasche. Quello di Anastasia pesa 10 kg. La voglio vedere domani a portarlo. Pesante. Ma prova? Scusami, Ma dai, ma vola giù dalle scale. Vediamo la buonanotte perché è tardissimo, bisogna andare a nanna. Primo giorno di scuola concluso, finalmente. Adesso andiamo a dormire, immagino che voi siate stanche. Io lo sono, quindi. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao.